Sottosegretario Legnina, allora oggi sono stati resi noti i dati di Lega Ambiente, dati non proprio eccellenti per la nostra regione. Sì, da tempo si registrava un peggioramento della qualità delle acque nella nostra regione, la vicenda delle quattro bandiere blu perse era sintomatica. Bisogna agire subito perché è singolare che la regione verde d'Europa, la regione dei parchi, la regione con il più alto tasso di aree protette, la regione che vuole su ambiente, turismo, territorio creare un pezzo importante del suo futuro, invece registri questi dati negativi. Noi su questo ci stiamo muovendo molto, penso che sbloccheremo a breve l'istituzione del Parco della Costa Teatina e stiamo portando avanti un importante programma di un pacchetto di impianti di depurazione da far finanziare con il decreto Sblocca Italia insieme alla Regione, al Presidente della Regione, che sarà una misura, ove adottata dal Consiglio dei Ministri, che risolverà gran parte dei temi oggi all'attenzione di Lega Ambiente. Sì, i dati ci sono arrivati oggi e dicono, sostanzialmente rimarcano i dati dell'anno scorso con un leggero aggravio, in quanto ben 8 punti su 9 risultano essere fortemente inquinati. E questo ci lascia intendere che comunque il nostro è un problema strutturale di depurazione. Quindi la prima richiesta va alla Regione affinché dia una svolta a questa situazione investendo le risorse che ha a disposizione. E questa iniziativa deve essere fatta perché i punti comunque ci danno un ventaglio che si distribuisce sull'intera costa, non ci sono criticità specifiche, ma appunto si evidenzia un risultato negativo generale.